Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, terzo e ultimo video per questa giornata. Non mi vedete più vestita così, ve lo giuro. Ok, ora video di recensione. Ho quattro prodotti di cui voglio parlare. Sono tutti relativamente semplici da recensire, speriamo. Il primo prodotto di cui voglio parlare è questa penna illuminante della Galénic, la Twin Luminaire Ritocco Flash. Questa penna mi fu regalata da Lolla Miss Strawberry Fields perché partecipai a un suo concorso e fui una delle estratte, e la ringrazierò per sempre perché mi sta piacendo tantissimo e so che hanno un bel prezzo i prodotti di Galénic, che poi mi piacciono tantissimo. Oggi per la prima volta ho provato la DD Cream, che ho vinto sempre nello stesso concorso, e come primo giorno, prima applicazione, wow, poi ne parleremo. Comunque, questa penna si presenta come tutte le penne illuminanti, con il pennellino da un lato e il click click dall'altro per far fuoriuscire il prodotto su in punta. Eccolo qui, faccio un click e questo è il prodotto. È un correttore dalla coprenza media più o meno, di un colore beige naturale adatto un po' a tutte, dalla buona resistenza, dalla buona sfumabilità, ed è molto leggero, non si sente tantissimo sul viso. Come dicevo, ha una media copertura, quindi per le occhiaie molto profonde, da stress, da studio, eccetera, quindi quelle molto viola, non è molto efficace. Però per le occhiaie normali, quindi semplici, un po' di alone grigiastro, violastro, marroncino, li illumina tantissimo. Come ritocchino flash, quindi da buttare in borsa e riutilizzare durante il corso della giornata, è eccellente perché non fa uno strato eccessivo nel contorno, non si va a mettere nelle pieghine di espressione, nelle rughe. Non mi è piaciuto tantissimo come illuminante, ho provato ad utilizzarlo sia per i punti, non so, il naso e fronte, che io illumino raramente perché ho già un naso con una bella pupaccella di suo, ho già la fronte tonda, quindi non mi serve cercare di arrotondarla di più. Sugli zigomi di solito uso qualcosa di più pronunciato perché sì, li tengo, però mi piacciono un po' più alti. Non mi è piaciuto come illuminante perché non illumina tantissimo, si schiarisce leggermente, però qualsiasi tipo di correttore più chiaro della vostra pelle fa lo stesso effetto. L'ho provato anche come illuminante del contorno labbra per fare l'effetto di un globo pupillare, l'effetto lo stesso, non mi fa impazzire, ma lo adoro come prodotto leggero da utilizzare come correttore illuminante delle occhiaie, è adorabile. L'ho usato anche come base ombretto perché ho visto che non entrava nelle pieghe, e come base ombretto, che è uno spreco, però funziona molto bene, quindi ve lo consiglio anche come base ombretto. Io linkerò questo video a Lolla, quindi se Lolla stai guardando questo video, grazie. Grazie, mi sta piacendo tantissimo. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questa mini piastra mini arricciacapelli della Babyliss. Questa mi fu regalata il compleanno, se non sbaglio. Comunque ha le due piastre liscianti più la piastra tonda per arricciare il capello, e può raggiungere una temperatura di 180 gradi. È lunga 17 mm per 70 mm. Ora ve la mostro. Come per l'arricciacapelli di cui già vi ho fatto recensione e vi lascerò il link, odio le scatole. Sono stupide, scomode, non riutilizzabili. Ora che farò recensione, tutto standard done andrà buttato perché non si può vedere. No, no, no. Dentro ci sono, ok, le istruzioni, la garanzia internazionale e varie altre scartoffie. Il prodotto si presenta
così, è di questa grandezza quanto una mano, quindi molto facile da trasportare, ha le due piastre interne per allisciare e queste due piastre esterne per fare il boccolo. Ha l'accensione e lo spegnimento, non si può controllare la temperatura, quindi raggiunge 180 e 180 sono. Qui ai lati ci sono questi due pezzi di silicone che aiutano a tenere fermo la piastra in mano. Il filo si gira ed è abbastanza lungo, ora lo tengo arrotolato, però è molto lungo. Allora, si riscalda molto rapidamente, sì, è molto facile, cioè veramente ci vogliono pochi minuti e la piastra è già pronta per funzionare. Come piastra è molto efficace sui miei capelli che non sono eccessivamente doppi, anzi sono molto sottili. Io sono riuscita a farmi la piega liscia con facilità. Mi è piaciuto tanto il fatto che ha queste due piastrine perché aiutano, che fanno il boccolo quando li ho fatti lisci, perché riuscivo a arrivare bene qua e mi dava un po' di volume perché non appiattivo il capello partendo praticamente da qua, ma riesco ad andare quasi vicino all'attaccatura e dare un attimo di sollevamento alle radici che mi sono abbastanza piatte. Come arricciacapelli non ci siamo proprio. Ci ho provato, qua fa vedere che la signorina ha dei boccoli da paura. Aspettate un attimo, dove sta? Questa signorina qua c'ha dei boccoli bellissimi. Non so se si vede meglio qua. No. Ah no, di qua si vede meglio. Tutti belli definiti. Io non ci sono riuscita, ci ho provato diverse volte e non ci sono riuscita. Dalle istruzioni mi dice che funziona in questo modo. Allora, le due alette vanno messe qui, poi girato verso l'alto e tirato leggermente piano piano andando verso giù, si forma il boccolo, lo si tiene leggermente su così il calore si raffredda più nella forma e non nella forma su invece della forma giù, e il boccolo dovrebbe rimanere. Ci ho provato e riprovato. La prima volta ero tutta convinta, l'ho messa qua, ora mi faccio il boccolo e con questo vediamo come escono. È rimasta così, ho cercato di fare il maguole di sotto, ovviamente poi piano piano volevo salire sopra, ho fatto le prime due, non ci sono riuscita, l'ho messa da parte, ho preso l'arricciacapelli, perché no, proprio no. Una cosa che tra virgolette è comoda quando mi faccio liscia, che non voglio che la parte avanti sia troppo giù, visto che in questo momento ho le ciocche davanti che sono abbastanza lunghe, posso prendere e girare, dare un attimo di movimento qua, ma più di questo non le do a questa piastra come arricciacapello. Nada, come piastra è stupenda, il fatto che è piccolina e comoda, però non arriccia, per me non arriccia. Allora, terzo prodotto di cui vi devo parlare è questo gel detergente purificante della Deborah, il Clean Skin, con gli acidi per la pelle normale in mista con gli acidi della frutta. Il colore non so se si vede, aspettate, è verde ed è molto geloso, non so quanto si riesca a vedere. Ha un profumo di fresco e di pulito, non so neanche identificarlo. La confezione è da 200 ml. Allora, cosa ci dice Deborah? Deborah, cosa ci dici? Allora, rimuove efficacemente il trucco e il sebo in eccesso, senza seccare la pelle del viso. Gli acidi della frutta purificano e sfoliano delicatamente la pelle. Il Natural Extract aumenta l'idratazione e migliora l'elasticità cutanea. Usa al mattino con il risveglio con l'acqua fredda per un effetto tonificante, alla sera con l'acqua tiepida per un effetto rilassante sul viso. Allora, ho provato a struccare il viso, quindi il fondotinta e tutto ciò che si mette sul viso, per blush eccetera, effettivamente funziona, nel senso che mi ha rimosso tutto, anche se io lo preferisco dopo che ho pulito il viso con una salviettina struccante, perché strucco gli occhi, strucco il viso e poi mi lavo, comunque sto a posto. Come gel detergente mattutino
effettivamente è molto fresco, è molto rinfrescante e risvegliante, non disidrata eccessivamente la pelle, non la senti tirare, non hai bisogno subito dopo di crema, altrimenti crolla il viso, quindi ha un effetto purificante ma non seccante della pelle, anche se io subito dopo metto la mia acqua termale, che in questo momento quale non mi ricordo, vi lascio il link dell'acqua termale che sto usando in questo momento, vi ho il link che vi rimanda alla recensione. Mi piace anche post esfoliazione del viso con o un guantino o uno scrub, e anche post maschera, pre e post maschera, perché io lavo il viso con il detergente quando faccio la maschera, sia prima che dopo, per aiutare il mio viso a essere il più pulito possibile. Poi che dir di più? Nulla, è molto purificante, non ho brufoli, anzi in questo periodo la mia pelle è molto pulita, quindi anche grazie a questo gel detergente della Deborah. Poi 200 ml vi dura 2-3 mesi, io lo uso comunque due volte al giorno, quindi dura parecchio tempo. Ultimo prodotto per questo video recensione è della L'Oréal Paris Idra Attiva Idra Fresh Pelle Normale o Mista, il gel crema super idratante, vitamine e minerali essenziali, idrata e rinfresca, idratazione lunga durata. Con il tempo lo stress di una vita attiva e aggressioni climatiche, l'acqua naturalmente presente nella pelle si ritrae dalla superficie cutanea, la pelle appare opaca, disidratata e fragile. I laboratori L'Oréal hanno creato Attiva Hydra Refresh per offrire un'idratazione a lunga durata. La formula di Attiva Refresh associa attivi avanzati per una pelle fresca, tonica e radiosa. Azione, idrata e rinfresca, tipo di pelle normale o mista, consistenza ultra fresca e leggera. La crema non è grassa né appiccicosa, penetra istantaneamente lasciando le pelli normali o miste morbide e idratate. Applicare mattina e sera sul viso e collo perfettamente idratati. Cosa dirvi più? Allora, la crema è arricchita con vitamine CG e B5, minerali essenziali, magnesio e calcio, che donano un apporto ottimale all'idratazione. Poi, ok, non vi devo dire più niente. Domanda di brevetto depositata, va bene. Dura 12 mesi dall'apertura, si presenta in una confezione di vetro con plastica e ha anche il tappino di protezione sotto. Sono arrivata ora a recensirvi la crema, che è praticamente finita, comunque di un verde molto chiaro, e eccola qua, ed è molto proprio un gel, subito si spande e viene praticamente immediatamente assorbita dalla pelle, è molto fresca, non fa l'effetto pastone sul viso, anzi ora ho la finestra aperta e la mano c'è un po' di venticello e si sta rinfrescando. Grazie venticello! Ha un profumo delicato, tipo di menta, però non forte, non brucia gli occhi. Mi sta piacendo molto come crema, anche il tappino di sicurezza è una cosa ottimale, e da 50 ml, non mi ricordo se ve l'ho detto, dura 12 mesi, questo mi ricordo che ve l'ho detto, è una crema buona per il periodo, fa caldo, c'è bisogno di qualcosa che non sia pesante sul viso, l'unica pecca è che non ha nessun filtro di protezione per i raggi cattivi del sole, quindi io quando esco di mattina e sono sicura che prenderò dei raggi del sole per evitare che mi si fanno le macchie sul viso, comunque rischio anche di scottarmi più delle volte, aggiungo a questa una crema protettiva 50+, comunque
i massaggi con questa crema sono molto facili, io poggio i soliti puntini sul viso e sul collo, inizio prima sul collo a tirare un pochino su, poi vado nella parte del mento a fare questa azione di lifting, continuo a massaggiare, poi lavoro qui sulla fronte, picchietto per enfatizzare un po' l'azione di refresh sul viso, lavoro sulle rughe nasolabiali e poi un altro po' sul collo e sul décolleté. Pochissimi puntini, la crema si espande molto rapidamente, è facile da gestire, si assorbe in un tempo relativamente breve ma non brevissimo, quindi si possono fare i massaggini. Mi sta piacendo tantissimo e poi ha un buonissimo odore. Ok, video di recensione è finito, io ho passato l'ultima ora a parlare, c'ho la gola secchissima, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!